ne abbiamo studiato già in passato, magari l'ha messo nel video, non lo so, non mi ricordo, però qua il Ram dice, la parasha di questa settimana si chiama Baalotra, e Baalotra c'è scritto che Ish Moshe Anav Meod, vuol dire che Mosè è molto Anav, vuol dire molto umile. Ma chiede Rav, com'è che può arrivare un uomo, come è arrivato Mosè al cinquantesimo livello, perché ci sono 50 livelli di santità, che noi conosciamo, poi ovviamente è senza fine, però ogni format è di 50. Come ha fatto ad arrivare al cinquantesimo ed arrivare ad essere un nulla, il nulla, Ain. Ain vuol dire nulla, Ensof vuol dire senza fine, e diventare un nulla. Proprio come c'è scritto, che dice Anochi tolat velo ish, vuol dire che sono un verme, non sono neanche un uomo. Mosè, sì, questo lo diceva David Amener, però dice che Mosè e David, il re David, erano la stessa prina, vuol dire che hanno la stessa radice. E come può essere che Mosè è arrivato a questi livelli? E dice Rava appunto che lui prendeva i punti buoni da ogni persona. Da ogni persona prendeva un punto buono di qua, un punto buono di là. E cosa vedeva? Vedeva che ognuno aveva una scintilla buona enorme, più grande dell'altro. Ed è esattamente quello che studia Rabbi Natan Likutei Halachot. Nel Rabbi Natan scrive il Chod Birkat Amazon, credo che sia l'Alaha 4, dico Seif, dall'inizio Rabbi Natan lì parla, che dice che una persona che mitlaev vuol dire che si esalta, si eccita, non so come si dice in italiano, però in modo, come si dice, che è contento, dice wow, quando vede del bene in un'altra persona, allora i suoi occhi diventano Israel, vuol dire che vede tutto, lo collega tutto a Dio. E c'è scritto che gli arrivano dei mochin, vuol dire che gli arriva come non so come spiegarlo in italiano, però gli arriva un'intelligenza, una saggezza di un lavoro più elevato. C'è scritto appunto che Dio mette i tefilin, anche lui, e tutto ovviamente sono mashalim, vuol dire esempi. Però cosa c'è scritto? Chiede la Gemara di Maseret Brachot, dice cos'è che c'è scritto nei tefilin di Dio? C'è scritto Wa mikhe amcha Israel goy echad ba'aretz, vuol dire chi è come Israele nel mondo, una nazione in tutte le nazioni. Ovviamente, come diciamo sempre, quando dice Israel rappresenta Yashar El, vuol dire chi è connesso a lui, che è diretto a Dio. E quindi comprendo ovviamente tutti gli ebrei e tutti i Bnei Noach, vuol dire le persone che hanno accettato le sette mitzvot che sono scritte nella Torah, sette mitzvot di Noachide. E praticamente che nel momento in cui vedi del bene in un altro, i tuoi occhi dove guardano vedono Israel, dice. Dove guardano i tuoi occhi vedono Israel, cosa vuol dire? Vedono Yasharel, vuol dire vedono la collezione direttamente a Dio, perché abbiamo detto che Israel è le stesse lettere di Yasharel, vuol dire britti a Dio. Ok, quindi abbiamo detto come ha fatto Mosè a diventare così umile? È perché vedeva i punti positivi in ognuno. C'è scritto, l'abbiamo detto una volta sempre, Bernard dice che quando Dio ha visto quando, scusate, Mosè ha visto il cespuglio ardente, non so come si dice, però il cespuglio ardente che era sul Monte Sina. Infatti c'è tutta una discussione, c'è addirittura il Rav Steinman, ogni volta cosa faceva? Guardava, aveva una pietra. Chi vuole, credo che ci sia in internet, se lo trovo lo mettiamo il link. C'è scritto che in pratica c'è il Monte Sinai, che è dove Dio ha fatto vedere, ha dato ovviamente le tavole della legge, però anche dove ha dato, dove si è fatto vedere, dove si è rivelato da Mosè sotto un cespuglio ardente. Se tu vai lì, qualsiasi pietra prendi, la spacchi in due e vedi come un disegno di un cespuglio, e così via fino al micro, fin quando proprio lo spacchi in piccolo, vedi come un piccolo cespuglio. Ed è una cosa straordinaria. Addirittura Rav Steinman ce l'aveva sempre in casa e tutti i giorni la guardava. Allora c'è una grande domanda nella halacha, dicono perché di Shabbat non la toccava. Allora dicono perché di Shabbat è mukse, non è mukse, mukse vuol dire si può toccare, non può toccare. Comunque dicono che era safek, che era un dubbio se si poteva o no, allora non la toccava lui, solo nel dubbio non la toccava. Però il punto è che esiste questo posto che si chiama Har Sinai, il Monte Sinai, dove Dio si è rivelato alla prima volta, e c'è scritto che a Mosè, e c'è scritto che gli ha detto vai a liberare il popolo ebraico. Mosè, c'è scritto che ha discusso con lui una settimana.
Allora ogni volta diciamo, ma una settimana, cosa c'è da dire? Allora c'è Targum Yonatan, come si dice, una traduzione della... non è traduzione, però uno dei Mefarshim della Torah, dice che cosa, discuteva con Dio, diceva no, non mandare me, manda Cohen, Aaron Cohen che è più grande di me, 3 anni più grande di me, manda lui, e non è bello che arriva il fratello più piccolo, lui aveva 80 anni, dice ma manda Aaron Cohen che ha 83 anni, è meglio che vada lui. E Dio gli ha detto no, voglio che vai tu. Poi c'è un altro Mefaresh che dice che un altro che... commenta un altro commentatore che dice no, non mandare me, manda Pinchas. Pinchas c'è scritto che in futuro sarà lui e l'anima di Eliyahu Hanavi, verrà a dichiarare che è arrivato il Messia, mandalo già adesso che è arrivata la redenzione, mandalo adesso perché aspettare l'ultima, mandalo già adesso. E Dio ha detto no, voglio mandare te. E così ha discusso per una settimana. Adesso il Rav dice una cosa che a me è una bomba, io ogni volta è fantastica questa cosa, però ti fa vedere chi è Mosè e chi è il capo che deve essere in ogni nazione. Cosa gli ha detto Mosè? C'è scritto che dice Rav che Mosè ha discusso per una settimana intera, ha detto ognuno degli ebrei che erano in Egitto, gli ha detto è meglio di me. Ha preso, guarda Shlomo il macellaio, guarda come taglia la carne senza rubare, è meglio di lui. Guarda Ofra, quella signora che ogni volta lei prepara da mangiare per suo marito e gli dice no, di non arrendere, no, lei è meglio di me. E così ha trovato punti positivi in tutto il popolo ebraico che si trova in Egitto. Dopo una settimana che ha provato a tutti, c'è scritto che gli ha detto ok, manda un egiziano qualunque, è meglio di me. Addirittura così Mosè non si sentiva un nullo, un nulla. Gli ha detto no, basta, adesso vai perché te lo dico io di andare. Così Mosè è iniziato ad andare. Però la discussione di una settimana è che di continuo cercava i punti positivi in ogni persona. Ogni persona cercava un punto positivo. In ogni persona lui credeva che lui è meglio di me. Perché ogni persona ha un punto positivo. E Rabbi Natan dice che nel momento in cui vedi una persona che si avvicina a Dio e dici wow, è un grande. Guarda questo da dove è venuto e da dove si è avvicinato. Questa itpaalut vuol dire questo... Non so, vedi un tuo amico che gli è difficile fare qualcosa nella Torah, tutto in un tratto inizia a fare qualcosa che ti sembra piccolo, ma wow, non hai idea. Come dice Rabbi Nathan, dico sempre ai miei figli, Rabbi Nachman dice che ogni movimento che è fatto per la santità, anche quando giri le peot così, fai così, muove una marea di mondi. Oggi non ne ho mossi molti mondi, però il fatto è che ogni volta che ti muove, ogni movimento che fai per la santità, ha una marea di forza in tutti i mondi. E quindi qua il Rav cosa ti dice? Che come ha fatto Mosè a diventare veramente umile, guardava in ogni persona, sapeva che quella persona era meglio di lui. Ogni persona è meglio di me. Vuoi diventare umile? Saper, prima di tutto devi sapere che ogni persona è meglio di me. Ogni persona è meglio di me. E in quello in cui riesco una minima è che HaKadosh Baruch Hu mi ha aperto un po' il volume di riuscire in quella cosa. Se soltanto me lo chiudo un attimo, sono finito, sono a pezzi, d'accordo? Come si dice? Ogni volta che vedi qualcosa in qualcuno, devi sempre essere come sapere che è un punto buono e che è grosso come il sole. Non credere che è una cosa piccola, ma solo quel no, prendere il buono che vedi nelle altre persone e vedere che è una cosa enorme. E così una persona può arrivare a essere un nulla, arrivare a essere un nulla, sentirsi un nulla. Perché una persona può dire 1.000 volte: ah, io sono nulla, non sono nulla, non sono nulla. Dicendo così, diventa 1.000 volte con l'ego. Una persona può dire 1.000.000 di volte che ah, no, io sono nulla, sono umile, sono umile, sono umile. E dicendo così può diventare al top dell'ego, giusto? La spiegazione di cosa vuol dire sono un nulla vuol dire riuscire a vedere la scintilla che c'è in ogni cosa buona. In ogni persona vedi del bene, allora quello vuol dire che sei umile. Vuol dire essere emozionarsi di ogni punto buono che trovi nell'altro. Guarda questo come studia, guarda questo come sta sulla parola che ha detto, do questo, faccio questo, guarda questo come è corretto, guarda questo come ci tiene a fare Shalom Bayit, vuol dire a stare in pace con la famiglia e così via. Proprio essere
emozionato di ogni punto positivo che vedi in ogni persona. È come se una persona si emoziona quando senti, appunto, come dicevamo prima, di una persona che torna a Beciuva, una persona che è diventata più religiosa, dice wow, come ha fatto quello, ha fatto. Nel momento in cui ci emozioniamo di questa cosa, dobbiamo emozionarci nello stesso modo di ogni persona che fa anche un piccolo passo verso HaKadosh Baruch Hu. Ogni secondo che una persona combatte con lo Yetzer Hara, ogni istante che una persona combatte con lo Yetzer Hara e con i suoi rimbambimenti che ognuno di noi ha nel cervello, ogni secondo che una persona si sbatte per cercare di avvicinarsi anche una minima a Dio, a volte è così duro, è più difficile di distruggere dei muri. I muri arrivi con un martello grande, boom, 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 prima o poi lo tiri giù. Bisogna sapere che per quello che a volte basta soltanto che una persona ha una minima di smovimenti, di movimento, e quello bisogna vedere che è una cosa enorme, bisogna proprio emozionarsi, perché ogni scintilla che c'è dentro di noi Mosè già l'aveva vista. Mosè l'aveva già vista, e dopo averla vista lui diventava un nulla. Diceva vai, guarda in Franco, guarda in Marco, guarda in Moshe, guarda in... ognuno! Guarda in ognuno, wow, che scintilla, wow, com'è che Dio si rivela tramite lui, ma magari com'è, così diceva Moshe Rabbeinu, così diceva Mosè. Mosè era emozionato di ogni punto buono che noi riusciamo a fare, ogni punto buono che vedere negli anni in cui viviamo adesso. Una minima ti avvicini alla Torah, chi si avvicina alla Torah? È difficilissimo avvicinarsi alla Torah, è difficilissimo avvicinarsi a Dio. Chi è in questo periodo qua riesce ad avvicinarsi anche una minima? Dio e lo tzaddik sono wow. Noi Baruch Hashem abbiamo meritato di sentire un po' di storie delle persone che fanno il passaggio di diventare Bnei Noach. Ognuna delle storie che dici è un'emozione, ogni volta potresti sentire la storia di come quello si è avvicinato, il messaggio di quello. Sono delle storie fantastiche, fantastiche, veramente ti emozionano. Perché? Perché in ognuno c'è un punto di buono, cioè ognuno c'è un punto di buono, e quello che dobbiamo fare noi è focalizzarci su quello e emozionarci su quello. E così possiamo arrivare a avere una minima di umiltà. Perché qua parla, sono cose di... più di Kabbalah, si chiama Yechidah de Yechidah, sono i livelli più elevati dell'anima, che una persona vede, una persona che arriva a quei livelli riesce a vedere la scintilla di buono che c'è in ognuno. E così diventa un nulla. Sai, come quando uno, sai, finché ti trovi, non so, faccio un esempio giusto per metterlo più a terra, ti trovi in un posto dove nessuno sa scrivere, e tu arrivi e scrivi, non so, le poesie, faccio un esempio, scrivi le poesie in un posto dove nessuno sa scrivere, gliele leggi, tutti dicono wow, nel momento in cui ti trovi in un posto dove tutti leggono, tutti hanno questa possibilità, e dici wow, qua tutti sanno scrivere, tutti sanno leggere, allora poi ti rendi conto che ok, lì valevo, perché a Kadosh Baruch Hu solo a me ha acceso il volume, ma in realtà tutti sanno fare, sanno scrivere, sanno leggere, sanno fare le poesie. Allora, come si dice, ti rendi conto che non sei più il master, capito? Il lavoro è sapere che non siamo il master di niente, noi non siamo il master di nulla, anche noi adesso io adesso leggo qua il libro, ogni volta sembra Rav Galliani, non so Rav, sto solo traducendo quello che studiamo Baruch Hashem da anni, non è neanche una cosa nuova, quindi dici bravo, come hai capito? No, Baruch Hashem sono libri che studiamo, ristudiamo, ma ci rimbambiamo. Adesso diciamo che bisogna trovare i punti positivi in ogni persona, per esempio una persona magari vede questo video, crede Galliani è troppo bravo, Edo riesce a vedere sempre, dove? Ma magari ci riuscissi una minima di più dell'anno scorso e ancora un po' di più ogni giorno, cercare di migliorare anche una minima quello che riusciamo a fare. Quindi come facciamo ad arrivare ai livelli più elevati? È grazie che una persona riesce a vedere il bene che c'è in ogni persona. Questa è come si dice
è il nostro modo di vedere. Pian piano, Baruch Hashem, più iniziamo a salire in alto, più riusciamo a vedere anche il bene in quello che fa Dio con noi. Perché ogni volta ci rimbambiamo, diciamo, ah, mi è successo questo, mi è successo questo, mi è successo quello. E qua avevo promesso ad Anacleto che gli raccontavo una storia, e prima di tutto c'è una storia che Rabbi Nachman ha raccontato, che dobbiamo sempre, sempre anche giudicare positivamente Dio, perché non sai quello che adesso ti sta combinando. Il punto che dobbiamo fare è sempre rimanere felice, sempre. C'è una storia che ha raccontato Rabbi Nachman, forse l'abbiamo raccontata in passato, però va bene. C'era questo uomo che raccoglieva la terra e faceva il fango, il suo lavoro era raccogliere fango. Un giorno mentre raccoglieva ha trovato un diamante, la faccio brevissimo perché appunto l'abbiamo già detto. Ha raccolto un diamante, ha detto, wow, è andato da un negoziante di diamanti, gli ha detto, ah, Moshe, questo diamante qua devi andare a Londra. Lui abitava in Polonia, in questi posti qua. Dice, qua in tutto il paese non c'è nessuno che può comprare un diamante del genere, una cosa che vale un botto. Dice, come ci vado lì? Non lo so, però qui nessuno te lo può comprare. Allora lui cosa ha fatto? Ha venduto la casa, ha venduto il cavallo, ha venduto tutto quello che aveva, ha preso i soldi, ha messo sua moglie a casa dei suoi familiari, ha detto vado a vendere il diamante. Arriva con i soldi, arriva soltanto fino alla manica, allo stretto della manica, lo riesce ad arrivare in Inghilterra. Allora vede lì un capitano che stava andando, gli chiede, scusa, dove state andando voi la nave? Fa, no, noi stiamo andando in Inghilterra. E lui gli ha detto, guarda, io sono qua, non ho contante, ma ho questo diamante qua, l'ha portato. Fa, wow, ma sei ricchissimo, allora guarda, vieni. Fa, sì, poi vendo il diamante e ti pago il viaggio. E lui ha detto, no, guarda, vieni, sei mio ospite, l'ha messo nella cabina first class, vicino alla cabina del capitano. Tutti i giorni da mangiare, da bere, lui il povero col diamante era tutto gasato, ha detto wow, 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 che viaggio. Arrivano dopo un po', iniziano a viaggiare, lui tutti i giorni mangiava e tutti i giorni ballava, diceva wow, wow, ballava mentre raccoglieva il fango, ha detto adesso che ho il diamante, vuoi che non ballo? E ogni volta mangiava e si addormentava col diamante davanti a lui. Un giorno cosa è successo? È arrivato il marinaio, ha preso la tovaglia e ha sbattuto la tovaglia fuori mentre lui dormiva e ha tirato fuori il diamante. Wow, 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 wow. Ha iniziato a piangere, ha detto cosa faccio, abbiamo visto sul tavolo c'era Likutei Moharan, Rabbi Nachman ha detto che non bisogna mai disperare, mamma, per una tragedia, adesso non ho da pagare il viaggio, né il viaggio d'andata, né il viaggio di ritorno, ho venduto la casa, ho venduto tutto, non ho niente, tutto quello che ero venuto qui non ho più niente. E ha iniziato a dire, vabbè, cosa faccio adesso, mi dispero? Allora cosa ha fatto? Ha iniziato a battere le mani, a dire grazie Hashem, grazie, ognuno può farlo come si dice, nel modo che gli è più comodo, può cantare, puoi cambiare le canzoni italiane e metterle con dicendo grazie Hashem, piuttosto che trovati Ezetov Hashem, c'è una canzone che dice quanto è buono Hashem, quanto è buono Hashem, quanto è buono, quanto è buono, quanto è buono Hashem, Toda Rabba Lecha Hashem, vuol dire grazie a te Hashem, e poi puoi dire grazie di quello che vuoi. Ha iniziato a ballare, lo sente ballare da fuori il capitano, entra dentro e dice, ma cos'è successo? Wow, no, guarda che bella la vita, guarda che robe buone, tutto è per il bene. Ha iniziato a ballare col capitano. Il capitano si è fermato e ha detto, guarda, io adesso arriviamo a Londra, tu sei una persona così benestante, così felice, non sei un ladro. Volevo dirti, ti lascio, metto tutto a nome tuo, la barca con tutto quello che abbiamo detto, perché io ho una marea di tasse da pagare, se ho ancora torno in Inghilterra mi hanno detto che devo pagare le tasse, metto tutto a nome tuo, se non ti dispiace, poi quando arriviamo lì, invece di pagarmi il viaggio, mi ridai tutto, cioè mi rimetti tutto a nome tuo, tutto bene. Lui ha detto, ma perfetto, gli firma tutti i fogli, la barca passa a lui con tutti le cose di valore che avevano dentro, alla fine qualche giorno prima che arrivano al porto di Londra, il capitano si ammala e muore. E quindi lui si ritrova con la barca piena di robe tutto suo e alla fine ha guadagnato molto di più di quello che avrebbe guadagnato vendendo il diamante. Questo ci insegna che appunto anche nei momenti difficili dobbiamo cantare e ballare. Allora l'altro giorno sentivamo una lezione, sentivamo una cosa che diceva il Rav Amrami. Rav Amrami dice che una volta, cioè poco tempo fa, era qua a Tel Aviv, storia vera, era a Tel Aviv a fare una lezione e si è alzato uno e ha detto, Rav, ti devo raccontare la mia storia, una storia vera, qua la conoscono tutti, devi saperla, Rav. E lui gli ha detto, qual è? Dimmi. Ha detto, Rav, io e il mio fegato ha smesso di lavorare, sia mai,
sono andato in ospedale, mi hanno detto, guarda, hai un virus particolare, il tuo fegato è andato, pian piano scenderanno i valori, come si dice, bisogna fare un trapianto, ma adesso come fai a trovare un trapianto? Le liste d'attesa sono molto lunghe. L'hanno messo nella stanza quella di rianimazione, dove ci stanno le persone, quelle nelle fasi finali. E lui entra in questa stanza, vede le persone a fianco a lui che sono in fase finale, però lui ancora era in vita. Allora ha ricevuto un disco che dice che appunto Rabbi Nachman raccontava questa storia, che bisogna comunque anche nei momenti difficili cantare e ballare. Allora cosa ha fatto? Ha iniziato a ballare, ha iniziato a battere le mani, era nel letto con le flebo attaccate, ballava. Diceva grazie Hashem, grazie Hashem. Arrivava la sua famiglia e diceva, cosa canti? Guarda che dicono che c'è bisogno del trapianto, ti abbiamo messo in lista, ma c'è scritto liste di 2 anni. Gli ha detto, chiunque veniva a trovarmi, ha raccontato a Rav, gli dicevo, vai, 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 non voglio neanche sentire, non voglio neanche sentire, non mi abbattete, non ho bisogno di quello, se ho poco tempo fammi essere felice. E ballava, ballava. Passa uno dalla rianimazione, lì vicino, e vede questo qui che balla. Si vede che andava a trovare qualcuno, ripassa il giorno dopo, lo vede ancora che batte le mani, che è contento, e chiede all'infermiera, cos'ha quel ragazzo che... quel ragazzo al fegato che è andato, ha bisogno di un trapianto, però ci mette anni di attesa, e quindi sta qua, sta aspettando, e dice, perché è felice? Beh, non so, ha studiato che bisogna essere felice, vuole godersi gli ultimi giorni, sai, ognuno... Questo qui era una persona molto molto ricca, non vuole che si sappia il nome, così dice il ragazzo, ha organizzato con il dottore tutto, 2 giorni dopo biglietto per arrivare in Francia, gli hanno fatto un trapianto di fegato subito. E questo qui racconta e dice a Rav, questa persona mi ha pagato il viaggio, il trapianto, sono migliaia di euro. L'ha rimandato indietro in Israele e ha detto, non mi ero ancora ripreso dal trapianto. È arrivato con delle chiavi di casa, qua a Tel Aviv, davanti al mare, chissà, sa che costano un botto le case. Mi ha dato le chiavi di casa. Cioè, mi sveglio tutte le mattine, dice Rav, che lui dice, mi sveglio tutte le mattine con le onde del mare a Tel Aviv. E dopo che mi ha guarito, mi ha anche guarito, mi ha dato anche la casa. Non solo. Entro in casa, mi ha portato, mi ha fatto prendere un negozio, proprio nella zona dove vivo io e vive anche lui, che è un posto che vende i pizzuchini, sai, le robe quelle che si mangiano, che mangiano in Israele, fanno tappu e sputano, non so come si chiamano, i semi, tutti i semini, come si dice, ci sono tanti negozietti così. Mi ha fatto aprire una cosa, quindi mi ha salvato con il trapianto, mi ha comprato una casa e mi ha dato pure un lavoro, un business, me l'ha attivato, me l'ha dato lui. Tutto questo perché? Perché battevo le mani. Allora, Rav dice... Se lui batteva le mani, guarda che miracolo gli è successo, grazie al fatto che era contento anche in un momento mentre era attaccato alle macchine in un reparto di persone che sono alla fine della vita. Se lui ballava e cantava in quel momento, adesso tu, se ti sei rotta la macchina, se a me si è rotto l'aria condizionata, il motorino, ognuno devi pagare quello nelle tasse. Ti lamenti? Ma devi battere le mani, ma sei scemo? Lo dico a me, siamo scemi che ci mettiamo a piangere in queste situazioni? No, devi soltanto iniziare a battere le mani e iniziare a cantare, iniziare a dire grazie ad HaKadosh Baruch Hu. Questa è l'emunah, la fede, è il contrario di come vanno le cose. Le cose sembrano, va così e alla fine no, va così perché lo vuoi tu, bella lì. Io sono con te Hashem, non ti mollo. Io non ti mollo, rimango con te e continuo a ballare. E questo è il segreto dell'essere felice anche nei momenti difficili. Nei momenti difficili una persona rivela qual è la sua emunah. Qual è la sua emunah? Che Dio, Bezrat Hashem, grazie a questa cosa qua, ci faccia una marea di miracoli, che ci faccia una marea di shalom, di pace, come raccontava l'altro giorno un rabbino, mi ricordo come si chiama, c'è il nome scritto a casa, raccontava che anche lui era una lezione, è arrivato per dirvi i miracoli, Baruch Hashem, ogni volta diciamo, ma chi è quello? Bisogna far così, così, sai, adesso anche con la guerra, le robe, tutti credono, no, c'è scritto Hashem Ish Milchama, vuol dire che Dio è lui che fa le guerre, è ovvio che non è facile, però tutti quelli che credono in Dio dovrebbero sapere
che HaKadosh Baruch Hu fa tutto lui, noi il nostro lavoro è rimanere qua, pregare, Bezrat Hashem, che ci sia la pace il più presto possibile, perché comunque le guerre che noi vediamo giù sono ovviamente perché ci sono delle guerre nei mondi più elevati, quindi questo è soltanto un riflesso di quello che succede nei mondi più elevati, come diceva il papà del Rabbi Milubavitch, che tra l'altro, non so se l'abbiamo detto, però si chiama Levi Yitzhak, ha scritto un libro su delle foglie, non aveva inchiostro, l'hanno mandato in Siberia, sua moglie si è trasferita anche là in Siberia, che non è la Siberia di oggi, è ancora più grave, per fargli l'inchiostro, e lui scriveva i Chidushim, le cose di Torah che aveva, al quale gli avevano rivelato, li scriveva su delle foglie, dei fogli che trovava, cioè proprio, è una delle cose che ha detto che quando, c'è scritto proprio nel suo libro, che era ancora prima della Palestina, di Gaza, almeno di come c'era scritto, però c'è scritto, quando cadrà Sheipol, quando cadrà Asa, allora si costruirà il Bet HaMikdash, così c'è scritto nel libro di Levitra, ovviamente stiamo parlando di robe di Kabbalah, perché per lui spiega che la parola Asa viene da Azut, vuol dire la prepotenza del male, e quindi lui parla proprio a livello spirituale, quando cadrà la prepotenza del male, allora ci sarà, come si dice, la possibilità di costruire il Bet HaMikdash, e la prepotenza del male, se tu vedi, è proprio, dice che è proprio la vitalità del male. Così scrive nel libro, ed è allucinante vedere che l'ha scritto anni fa, ma vedi che ancora oggi, come si dice, lui dice che la malchut di Sitrach, vuol dire che è il regno del male, prende vitalità da là. E tu vedi persone in paesi del mondo, cioè in Australia, che dicono, ah, poverini quelli, devi stare dietro quelli, ma adesso... Fino a 60 anni fa uccidevano gli aborigeni per strada in Australia, adesso sono diventati poverini quelli, e poverini quelli di là. Quando gli israeliani dicono, ah, poverini quelli lì, non è perché a noi non ci dispiace che muoiono persone in Palestina, a Gaza, diciamo. Non è per quello che lo dico, però è per dire, ma scusa, ma il tuo metro di misura, perché qua ti interessa e qua no? E quello che noi diciamo, quello secondo i Mekubalim, perché interessa qua? Perché qua interessa perché è il regno del Klipa, è il regno del male. E c'è scritto che prima dell'arrivo del Mashiach il serpente si muoverà a destra e a sinistra, e ci saranno persone che si attaccheranno, rimarranno attaccate al male, ci sono quelli che invece voleranno via, però è inspiegabile come in certi paesi del mondo gli interessa così tanto della questione che viene fatta qua, ognuno lo spiega in un modo diverso e tutto, però dobbiamo sapere che anche quello che succede qua non è una guerra a caso, è una guerra perché nei cieli più elevati adesso c'è una discussione enorme nei cieli, e quindi ogni soldato che è lì dentro fa un lavoro che non è andare a distruggere un tunnel. Allora raccontavano, questo generale ha raccontato a questo Rav, un grande Rav qua in Israele, che ha fatto una lezione, ha detto che dopo la lezione questo è un comandante, non è un generale, un comandante gli ha detto, allora posso raccontarti una cosa? Ha detto, sì, io sono 3 giorni a casa o 2 giorni a casa per riprendermi, perché eravamo adesso, siamo stati adesso in un quartiere di Gaza, senza entrare nei dettagli, e lui dice, sai Ram, siamo entrati poi, sai, anche una delle cose che vedi nella guerra è che gli israeliani, vedi, i comandanti, se vedi la maggior parte delle volte sono loro che, poverini, vanno in cielo, perché a parte in casi come adesso Hashem Azor, che hanno messo hanno attaccato un intero Tiger, quindi un intero piccolo carro, quindi sono morti di più. Allora lui dice, guarda, entriamo in questa casa, io sono il comandante, sono davanti, il comandante di solito va in avanti, non è come i nostri nemici che mandano davanti donne e bambini e loro si nascondono nei tulle, però dice, guarda, io vado avanti. Arriviamo nel primo piano, il pian terreno di questa casa, e guardiamo che non ci sia nessun mitan, vuol dire nessuna bomba, e nessun terrorista. Allora girano, puliscono il primo piano, fanno per salire al secondo piano, dice lui, io ero in avanti, e si ferma il soldato, non gli è difficile raccontarlo, dice, l'adrenalina e la tensione quando sei lì dentro, perché cosa fanno? Mettono fanno dei doppi fondi nei muri, quando avevano tempo, adesso non hanno tempo,
e mettono tipo la bomba, le bombe per far saltare una stanza, una casa, li mettono nel dentro, come si dice, delle mura. Quindi è difficilissimo anche da rilevarli, però hanno i loro metodi. Stanno salendo su, sentono dei passi, si bloccano tutti, stai tutti con i fucili verso le scale. Il comandante si ferma e dice: Rav, crederai che sono un pazzo. È sceso uno con la barba bianca, con l'abito, camicia bianca e l'abito, e un cappello, e come un rabbino sembrava. E noi abbiamo guardato tutti con le armi così, e lui ha guardato me negli occhi e mi ha detto: non salire, in arabo. Ci ha detto: non salite su, è pericoloso. Ve lo dico io, non salite. E loro lo guardano, non riescono a capire chi è. Pensavano fosse una persona che si è travestita da ebreo, sai, per far finta. Lo guardano tutti scioccati. A un certo punto lui gli dice in ebraico: non salite, vi prometto che non è sicuro salire. E allora il comandante dice a Rav, dice: io ho visto suo signore, parla in arabo, poi in ebraico, vestito da rabbino. Ho guardato gli altri soldati e ho detto: allora uscite, usciamo, retromarci. Escono indietro dal palazzo. Ho detto: 3 minuti, è crollato tutto il palazzo. Tutto il palazzo è crollato. Scioccato, ho detto: questo qui non l'abbiamo più visto. Sarà andato a destra, sai, siamo usciti tutti di corsa. Quando è crollato il palazzo, noi ci siamo contati noi, questo qui non l'abbiamo più visto. Allora il Rav gli ha detto: perché non lo racconti ai telegiornali? Ha detto: guarda, prima di tutto noi non possiamo raccontare quello che succede sul terreno, però voglio dirti, Rav, che succedono una marea di miracoli. Una marea di miracoli. Ed è questo. Noi ovviamente poi ogni volta che non succede un miracolo, una volta rimaniamo tutti scioccati. Ovviamente ogni vita è allucinante, è un dolore allucinante. Ieri ci sono stati 11 funerali, è allucinante. E gli ha raccontato, gli ha detto: ah, però tra di noi, tra soldati, si raccontano una marea di storie. Allora, raccontiamo un'altra velocemente, che raccontano che c'erano questi ragazzi in questa tenda e avevano, sai, nella sabbia hanno fatto delle tende per riposarsi. È difficilissimo il riposo lì, non è facile perché sei in mezzo alle case, però devi, cioè non è che ogni mattina devi prendere di nuovo un tot di chilometri. Arrivano in un posto, prendono posizione, mettono le tende, c'è chi è di guardia, però ci sono dei posti dove chiudono con i carri armati e riescono a mettere delle tende, riescono un po' a dormire senza dover dormire nel carro armato, che chi vuole può vedere, credo, in internet. Non è comodo, cioè si vede come dormivano, poverini. E a un certo punto, durante la notte, erano tipo in 30-40 nelle tende, uno si sveglia e fa: uscite, uscite tutti! Iniziano tutti a prendono le armi, sai, si vestono in pochi minuti, escono tutti dalle tende, si allontanano, e quando arrivano più lontano dico: oh, cos'è successo? Fa: no, ho avuto un sogno. Ma come un sogno? Ma sei scemo? Adesso in 40 siamo usciti tutti dalla tenda perché hai avuto un sogno. Ma sei scemo? Aspetta, guardano da lontano. Esce uno, muove un pier, come si dice, un buco, muove una pietra che era giù e esce da un tunnel. Uno di Hamas con il mitra e inizia a girare per le tende. Loro capiscono che uno di Hamas, da lontano, non ha trovato nessuno nelle tende, da lontano l'hanno fatto a un tot di buchi, l'hanno ucciso, hanno trovato un tunnel, hanno trovato le armi anche dentro il tunnel, un'altra persona, credo, una roba del genere. Però tutto il punto era che, se questo qui non si svegliava e urlava perché nel sogno gli hanno fatto vedere che dovevano uscire dalle tende, chissà che strage era. Una strage, 20-30 soldati, che ne sai? Magari si sarebbe svegliato dopo 7-8 soldati che avevano ucciso, non lo so. Però sarebbe stata una strage allucinante. Quindi dobbiamo sapere, ovviamente ogni mazzata che prendiamo per noi è un dolore enorme, ma sapere che c'è chi gestisce tutto. È il nostro modo migliore per riuscire a aiutare i soldati. È ovvio, ci sono quelli che dicono: ah, manda qua soldi, manda là. Ovvio che dare tzedakah, ma può essere anche che ognuno di noi dà dei soldi a un familiare che ha bisogno di soldi, o a una persona che dagli da mangiare, una persona vicina a noi, può essere a tuo figlio che ha superato, cioè è sposato, abita fuori casa, anche se anche quello è chiamato tzedakah. Quindi il punto è che ognuno di noi cerca di fare delle buone azioni e si riesca a rafforzare oppure a girare solo le peot, Bezrat Hashem,
il fatto che riusciamo a portare la pace non solo a Bezrat Hashem a Israele, ma in tutto il mondo. So che adesso sembra una cosa difficile, però come abbiamo detto prima, che quando secondo la natura non vanno le cose, a noi cosa rimane? Dire grazie e ballare, Bezrat Hashem, aspettare che HaKadosh Baruch Hu ribalta tutte le situazioni per il bene. Voglio bene a tutti, un abbraccio grande e Bezrat Hashem, Shavua Tov, buona settimana.